Il centro protesi INAIL di Vigorso di Budrio fu fondato dal professor Johannes Schmidl nel 1961. Voluto dall'INAIL per fornire direttamente le prestazioni protesiche ai propri infortunati sul lavoro, dal 1984, con l'emanazione del decreto 782, può accogliere tutte le persone colpite da lesioni permanenti agli arti inferiori e superiori. Il percorso protesico riabilitativo inizia con il momento dell'arrivo in struttura. Per le persone che si rivolgono al centro, la prima visita rappresenta il primo incontro con l'equipe multidisciplinare, di cui fanno parte il medico, il tecnico ortopedico, il fisioterapista, l'infermiere, lo psicologo e l'assistente sociale. In questa fase viene redatto il progetto personalizzato, che definisce l'obiettivo riabilitativo in relazione all'età, alle condizioni fisiche, alle esigenze personali, alle motivazioni e al contesto di vita del paziente. Elaborato il progetto protesico riabilitativo, il paziente verrà poi seguito in ogni fase, dalla costruzione della protesi al training riabilitativo, al supporto psicosociale, alle verifiche periodiche fino alla valutazione conclusiva dell'equipe. Elemento caratterizzante del lavoro tecnico del centro è l'invasatura, considerata il cuore della protesi. L'invasatura è infatti quella parte protesica destinata ad accogliere il moncone. Viene costruita partendo da un calco di gesso realizzato sulle caratteristiche del paziente. Si ottiene così la massima personalizzazione e la migliore indossabilità del presidio, ricercando costantemente soluzioni tecniche che rendano sempre più confortevole l'uso della protesi. Grande attenzione viene dedicata alle successive fasi di costruzione, attraverso la scelta delle tecnologie e dei componenti più idonei, non trascurando l'aspetto estetico, fondamentale affinché il paziente accetti la protesi e la senta sua. Dispositivi tecnici così sofisticati necessitano di un particolare training riabilitativo. Per raggiungere il risultato migliore è fondamentale insegnare il corretto utilizzo di una protesi, un'ortesi o di un ausilio. Camminare, curare da soli la propria igiene personale, alimentarsi. L'obiettivo è quello di realizzare un progetto estremamente personalizzato e tarato sulle esigenze reali di ciascun paziente. Nato come struttura specializzata in protesi, da diversi anni ormai il centro si occupa anche di ausili per rispondere a tutte le esigenze legate alla disabilità motoria. Un aspetto molto importante legato al reinserimento sociale e al recupero di un'autonomia individuale è l'acquisizione di una patente di guida. Con l'obiettivo quindi di supportare i propri assistiti durante il conseguimento di una patente speciale, il centro protesi INAIL ha attivato il Centro Servizi Mobilità con Veicoli, che affronta in maniera globale il tema della guida da parte di una persona con disabilità. Accanto alla produzione e al training riabilitativo, il centro protesi svolge una significativa attività di ricerca e di sperimentazione, che mira a introdurre innovazioni e miglioramenti nella costruzione e nell'utilizzo dei presidi ortopedici. Un approccio applicativo alla ricerca che si traduce in soluzioni tecniche per ottenere dispositivi protesici sempre più facili da indossare e quindi in grado di aumentare l'autonomia della persona che li utilizza. In questo ambito sono numerose le collaborazioni del Centro Protesi con centri di ricerca e università nazionali e internazionali. Lo sport, sia amatoriale sia agonistico, costituisce un momento fondamentale per una completa integrazione della persona, per la riconquista dell'autostima e dell'autonomia. E proprio nell'ambito della pratica sportiva si possono apprezzare i risultati più spettacolari. Per fornire un servizio più vicino ai propri utenti, l'INAIL ha previsto l'apertura di filiali del centro protesi, replicando il modello del centro di Budrio, con un'officina ortopedica modernamente attrezzata e un qualificato reparto di riabilitazione. Anche l'area ausili è stata potenziata, con l'apertura di alcuni punti di assistenza ospitati presso strutture territoriali INAIL. L'assistenza protesica e riabilitativa, la fornitura di ausili per l'autonomia, la mobilità e lo sport sono momenti centrali e qualificanti dell'attività istituzionale dell'INAIL, che si pone come obiettivo il massimo reintegro delle capacità lavorative e dello stato di salute psicofisica dell'infortunato, ai fini del suo reinserimento nella vita sociale, in tutte le sue molteplici articolazioni. Questa filosofia di servizio trova la sua completa realizzazione nell'attività del Centro Protesi INAIL.